Buongiorno a tutti, queste non sono comuni barrette, ma le ho create con l'utilizzo delle fibre scartate dal nostro estrattore. Vi faccio vedere io cosa ho utilizzato: una carota, un gambo di sedano, una barbabietolina sottolina scosta, un finocchio piccolino, due gambe di cavolo nero e un'arancia, ma tutta la frutta e la verdura può essere anche sostituita con quella che più preferite. Adesso tagliamo a pezzettini la carota, il sedano, l'arancia, la barbabietola, il cavolo nero, la ciotolina un po' piccolino, perdon, mettiamo in una più grande, e mescoliamo un pochino e mettiamo all'interno del nostro estrattore. Azioniamo. E come vedrete, da una parte uscirà il liquido contenuto all'interno della frutta e la verdura, mentre dall'altra ci sono le fibre insolubili, la parte che di solito noi scartiamo. Però noi in questo caso la utilizzeremo per la realizzazione di queste barrette, mentre l'estratto me lo bevo perché è ricchissimo di fibre, sali minerali. Ed è sinceramente molto molto buono. Adesso vi faccio vedere subito come utilizzeremo questa fibra qui. Ce ne basterà sui 100 grammi insieme con tutti questi altri ingredienti, quindi la fibra insolubile, 50 grammi di mandorle, 25 grammi di semi di sesamo bianchi e neri in questo caso, 50 grammi di semi di chia, 100 ml di sciroppo d'acero, 50 grammi di fiocchi d'avena e 100 grammi di albicocche essiccate. Albicocche, mandorle e semi di sesamo lasciamo un attimo da parte, mentre prendiamo tutti gli altri ingredienti e li mettiamo all'interno di un mixer. In questo caso io ho il Bimby, però voi potete utilizzare qualsiasi altro frullatore. Mettiamo le fibre, quindi i semi di chia e l'avena e lo sciroppo d'acero. E frulliamo per, io ho messo 20 secondi e creiamo un composto omogeneo a cui aggiungeremo i semi di sesamo che abbiamo messo da parte e grossolanamente tagliamo le albicocche e le mandorle. Mettiamo le albicocche all'interno del nostro composto, successivamente le albicocche, ma se avete altra frutta essiccata va bene e mescoliamo. Successivamente aggiungiamo 3 cucchiai di olio di semi. Prendiamo successivamente una teglia, la ricopriamo di carta forno e livelliamo il nostro impasto schiacciandolo molto bene e inforniamo a 180 gradi per 25 minuti. Lasciamo successivamente raffreddare. Io qui ho rifilato i bordi e ho creato le mie barrette senza glutine, senza derivati del latte, vegane e ricchissime di fibre. Basta solo adesso provarle ed assaggiarle. Buon appetito a tutti!